Pronto, pronto. Ah no, mi devo avvicinare, mi sa. Pronto, pronto, pronto. Sì, funziona. Funziona, funziona, funziona. Pronto, pronto, pronto. Ah, uno, due, tre. È più facile per me. Pronto, sì, funziona, perfetto. Ancora? Uno? Pronto? Va bene così? Ok. Devo proprio stare attaccata al microfono. Devo proprio stare attaccata al microfono. Direi di cominciare visto che la sala è già un po' gremita. Solo 5 minuti di ritardo, ma era giusto per farvi accomodare tutti. Bentrovati, sono molto lieta di rivedervi. E oggi proseguiamo in questo ciclo di incontri con questo secondo appuntamento. E abbiamo Luciana Tribuzio che per noi è un importante punto di riferimento, perché Luciana è proprio la storica che sovrintende anche le attività della sezione di storia locale, nel senso che quello che succede così a livello documentario, storiografico, archivistico, nella sezione di storia locale della biblioteca, comunque passa attraverso la sua supervisione. Per cui è una persona molto importante, ecco, per questo lavoro, tanto più per il 150esimo, perché, come dire, è tra l'altro in diverse equipe a lavorare, oltre che con Enrico Sangalli, che qui saluto e ringrazio, da diversi anni impegnata nel recupero e nella catalogazione del fondo Meani, che nel 2016 finalmente verrà anche, come dire, reso pubblico. Ma oltre a questo importante lavoro, in realtà è un punto di riferimento per chiunque passi dalla sezione. Chi vuole il martedì la trova sicuramente presente. Il percorso così prima di entrare vi porto il saluto dell'assessore Valli che aveva invece una riunione a scuola, essendo il martedì giorno di riunioni a scuola va bene, chiede venia, non sempre riuscirà appunto come ha fatto martedì scorso a evitare questo impegno, però ci mancherebbe altro. E invece l'incontro di oggi vuole di nuovo ripercorrere, anzi più da vicino, abbiamo detto che dallo sguardo alto dell'altra volta ci spingiamo invece adesso più proprio verso la terraferma e capire come è nata dall'unione di che cosa è nato il comune di Brugherio attraverso appunto usando come fonte documentaria soprattutto le mappe, che sono mappe anche documenti che sono strumenti appunto che ci fanno vedere qual è stata l'evoluzione e come dire, la storia di quei processi che hanno portato all'origine del comune di Brugherio. Come al solito le diamo un po' di tempo e poi alla fine se avremo voglia di intervenire e chiedere sarà naturalmente possibile. Vediamo l'orario. Grazie Luciana. Ecco, sicuramente anche questa serata non sarà esaustiva perché non si può dire e raccontare tutto sulla storia di Brugherio. È anche molto difficile perché bisogna procedere a piccoli passi e non si può essere esaurienti ed esaustivi. Comunque, diciamo che l'ultima volta, martedì scorso, c'era qui l'amico Porta, il conservatore dei musei di Monza, dei civici musei di Monza, che poneva agli uditori la domanda: ma voi vi sentite più vicini a Monza o a Milano? In realtà, se io guardo un po' i documenti e la storia, almeno per quel che ho potuto capire io, Brugherio è sempre stata
Brugheri è sempre stata al confine sud con Monza. Qui vediamo la topografia del Monte di Brianza del 1763 e possiamo notare qui la pieve o corte di Monza, questa è la pieve di Vimercate e qui c'è la pieve di Gorgonzola, che sono le tre pievi o corti che interessano il nostro territorio. Quindi mi sono detta come si può identificarsi con Monza, come si può identificarsi con Milano. In realtà le autorità centralizzate, sia quella di Milano, dello Stato di Milano, e poi anche delle autorità governative spagnole piuttosto che austriache, e sia i feudatari, fossero loro di Monza piuttosto che di Vimercate, erano abbastanza lontani dalla realtà del territorio, non è che si interessassero più di tanto di come si stava qui. Quindi mi viene proprio di dire che approfittando dell'occasione di grande evento del 150esimo, la cosa che può fare la comunità di Brugherio è crearsi un'identità come? Recuperando le proprie radici, ricostruendo la propria storia. Non è facilissimo, perché la storia di Brugherio è molto frammentata, però bisogna pur farlo. Ci sono stati vari tentativi già in occasione del centenario. Io ricordo che, almeno perché me l'hanno raccontato, c'ero ma ero molto giovane e non ero ancora abitante fissa di Brugherio, ma mi hanno raccontato che nel 1966, in occasione del primo centenario, era stato iniziato un concorso di testi che riportassero la storia di Brugherio. In realtà le intenzioni erano molto buone e ci sono state parecchie opere presentate, che sono quelle che poi ancora oggi è possibile consultare nella sezione di storia locale. Però vuoi perché allora la concezione della storia locale era molto diversa? Si pensava più alla storia con la S maiuscola piuttosto che alla piccola storia della gente, a essere interessati a come si viveva qui sul territorio, con tutto questo difficoltà, con questo frazionamento. Quindi non c'era la mentalità per fare un tipo di storia locale che fosse basata sui documenti in maniera scientifica. E soprattutto non c'era neanche l'esigenza, perché allora gli abitanti di Brugherio, i nativi di Brugherio, che avevano lasciato alle spalle la realtà agricola e che avevano cambiato il tenore di vita grazie all'industrializzazione crescente, dagli anni 30 sicuramente, ma molto più forte dai secondo dopoguerra, non avevano tanto l'interesse di andare a riscoprire le proprie radici. Invece riscoprire le proprie radici è importante per capire meglio il presente, programmare meglio il futuro. Quindi il titolo l'intestazione della conferenza, Le radici piantane nel futuro, è più che giustificato, più che importante. E quindi a noi interessa, come diceva Bloch, non tanto le grandi battaglie, la grande storia, ma più che altro quello guardare dal buco della serratura, diceva lui così. Bisogna guardare la storia delle piccole realtà, e anche sicuramente la realtà di Brugherio, così complessa, ha delle ripercussioni che sono poi quelle della realtà più ampia, quella lombarda, milanese lombarda. Quindi ricostruire la storia di Brugherio vuol dire cominciare a ripercorrere la storia delle singole comunità. Pensiamo che erano 14 le comunità che componevano, tutte autonome e indipendenti, che componevano Brugherio. E questo almeno fino al 1769, e poi c'era la frazione sotto Monza. Ora, quindi, Brugherio deve e può fare quest'opera di ricostruzione delle proprie, e poi lasciare anche in eredità ai giovani che conoscono poco la realtà che li circonda. È una realtà molto diversa dalla realtà agricola
che è andata sicuramente, che è durata a lungo fino al secondo dopoguerra almeno. Ricordo che quando insegnavo avevo ragazzi che conoscevano le Seychelles, le Maldive, ma non conoscevano il Mulino di Otiate, non erano mai stati alla Cascina Sant'Ambrogio. Questo è, mi sembra che sia, diciamo, sicuramente da recuperare, ma ci sono tante realtà da recuperare. Quindi va bene essere progressisti e badare e pensare anche a una realtà metropolitana di Milano, diciamo, ad avere uno sguardo più ampio, ma io cercherei nel nostro piccolo punto di ricostruire questo spirito, questo senso di appartenenza alla comunità. Quindi, come abbiamo visto, intanto vediamo io volevo darvi, prima di, ecco, la Brugherio, Brugherio cos'era, il territorio di Brugherio cos'era nella età tardoimperiale romana. C'erano borghi come Monza, Modicia, Modezia, e c'erano borghi come Cologno piuttosto che Sesto, ma anche nel nostro territorio c'era, diciamo, la baragia, la cosiddetta baragia, che non era la baragia di oggi, la frazione piuttosto che ex comune, erano semplicemente le terre comuni destinate al pascolo o al taglio della legna, che tutti potevano utilizzare. Con l'arrivo dei Longobardi, però, la baragia è stata suddivisa tra Monza, Cologno e Albariate. Albariate è l'antica comunità importantissima di San Maurizio all'Ambro, Malnido, che oggi non appartiene più neanche al comune di Brugherio perché è stata ceduta poi nel 1866 a Cologno. Quindi la baragia di Monza, la baragia modetiense, la baragia albariasca, questo è Albariate, era il vecchio nome appunto di San Maurizio all'Ambro, Malnido, e la baragia coloniasca. Qui era inserita anche Nuxiate, che poi doveva essere il centro di Brugherio. Così chiamato il centro di Brugherio. Io adesso non vorrei, ecco, c'è un video, è stato anche postato su internet, dove si può seguire, c'è Una volta Brugherio si intitola, e l'avevamo preparato nel 1986 in occasione di un convegno. In quel video si può seguire tutta la storia di località, per esempio come Occhiate, la cella di San Damiano. Nella nostra realtà, anche prima del 1000, ma soprattutto dopo, erano le grosse realtà, i grossi conventi, o la chiesa di Monza, il Duomo di San Giovanni di Monza, che era grande possidente. Si fronteggiavano da una parte la chiesa di Monza e dall'altra invece il monastero di Sant'Ambrogio di Milano, che possedeva quindi tutta la realtà di Cologno e si spingeva fino alla cella di San Damiano. La cella di San Damiano non era la San Damiano di oggi, San Damiano di Baragia veniva detto, veniva chiamato, era un ricovero per viandanti con un piccolo convento, era, diciamo, una propaggine del monastero di Sant'Ambrogio. Oppure Occhiate, che sappiamo avere assunto questo nome proprio perché si collocava sulla strada romana che da Milano va a Monza, che era molto più ampia dell'Occhiate di oggi, arrivava fino al centro di Monza. Occhiate, tutta la comunità di Occhiate, tutta la realtà di Occhiate venne scambiata dall'arcivescovo milanese nel 1044 è regalata, donata, scambiata con altre terre con la chiesa di San Giovanni di Monza. Quindi abbiamo veramente una realtà molto composita. Questo per quanto riguarda la realtà prima del 1000 e anche dopo il 1000. C'era tra l'altro, ma poi ne parleremo un po' più abbondantemente, quando il monastero di Sant'Ambrogio ha, diciamo, abbandonato i suoi beni, si è subentrato subito l'ex monastero di Sant'Ambrogio, cioè il monastero di Santa Caterina alla Ciusa di Milano, che era, noi abbiamo certamente notizie di questo monastero,
di Sant'Ambrogio, erano Moniche Benedettine. La prima testimonianza certa l'abbiamo nel 1100, anche se c'era una targa, c'era un'iscrizione sulla cascina Sant'Ambrogio che parlava del 1098 come fondazione di un monastero. Queste monache erano diventate esigue e già nel 1362 si erano trasferite a Milano nella zona di Rancate con altre monache di altri monasteri. Poi nel 1539 vennero spostate, vennero trasferite tutte nel più grande monastero in porta ticinese, monastero di Santa Caterina la Chiusa di monache agostiniane. Furono molto influenti loro perché fino al 1788, quando l'imperatore Giuseppe II incamerò i beni del monastero, ma soprattutto dopo il 1799, quando ci fu la soppressione, essi furono grandi proprietari di tutto il nostro territorio, soprattutto a Brugherio Sant'Ambrogio e a Baraggia. Ecco, quindi c'è un'estrema frammentazione per quanto riguarda, ritornando alla topografia del Monte di Brianza, questa è una carta topografica, quindi di insieme di pievi e corti, fatta a seguito di tutto il lavoro di misurazione del catasto teresiano. Volevo ingrandire un poco, non posso qui, vero? Dove? No. Vediamo. Allora, vabbè, non riesco, sono un po' io a questo ci vediamo. Quindi, ecco, con questo, sì, ho capito, ho capito. Una realtà molto frammentata, ognuna col suo campanile. Vedete qui, adesso scendiamo un po' più giù, un po' più giù. Quindi una realtà che, ecco, vedete qui Monza. Monza e poi tutte le altre comunità. Ci sono varie comunità che si chiamano di Brugherio, c'è porzione di Brugherio Sant'Ambrogio, porzione di Brugherio Corto di Monza, porzione di Brugherio Pieve di Vimercate e poi c'è il territorio di Monza. Queste sono carte topografiche ricavate dal catasto, perché le mappe catastali del cosiddetto catasto di Carlo VI e poi soprattutto di Maria Teresa sono quelle che basilari per ricostruire il nostro territorio. Il catasto, chi cercò sicuramente. Fu Carlo V a far eseguire dei censimenti per pagare meglio, per far pa pagare un po' più equamente le tasse. Però quel censimento, quel catasto non ebbe nessun seguito perché i notabili riuscirono, i possidenti riuscirono, gli ecclesiastici riuscirono a mantenere i loro privilegi. Mentre in epoca austriaca, Carlo VI. Sapete, allora, dopo il periodo comunale abbiamo avuto il Ducato di Milano, la Signoria di Milano e poi dal 1559 almeno fino al 1707 la dominazione spagnola. Da lì in avanti fino al 1796 la prima dominazione austriaca, poi c'è stato un intervallo napoleonico dal 1700 dal 1796 al 1814, poi sono ritornati gli austriaci fino al 1859, quando dopo la seconda guerra d'indipendenza si è dato, diciamo, uno sviluppo più forte alla formazione del Regno d'Italia. Quindi in epoca austriaca Carlo VI aveva già avviato nel 1721 le operazioni del catasto per far pagare in maniera più equa le tasse a chi possedeva di più. In realtà poi ci furono le guerre di successione e lui non. Queste operazioni si bloccarono. Poi fu la figlia Maria Teresa, dopo la battaglia di Aquisgrana del 1748, che riprese in mano il catasto, lo portò a termine, nel 1760 venne anche applicato
A seguito di queste operazioni nel catasto ci furono anche delle riorganizzazioni territoriali con una riforma amministrativa. Maria Teresa per quanto riguarda il nostro territorio, mentre tutti i comuni, 14 comunità di cui si parlava prima, volevano tutte restare indipendenti perché così era e così volevano. Qualcuno, ma perché? L'indipendenza e l'autonomia loro la volevano semplicemente perché molti di loro, località come Pobbia, come Dorderio e come San Damiano, erano molto alleggerite dal pagamento delle tasse e quindi avrebbero preferito continuare a essere autonome. Poi invece d'ufficio nel 1769 ci fu la prima aggregazione in tre comuni, quindi Cassina Baraggia ed Uniti, Moncucco ed Uniti e il comune di San Damiano che continuò per la sua strada. Adesso, allora il catasto veniva fatto, quindi le misurazioni già nel 1721, questa è la mappa originale, la prima mappa in assoluto, quella fatta in campagna dal geometra Giovanni Pietro Pozzo, che aveva misurato con l'unità di misura che era il trabucco di legno che misurava 2,60 m circa e come unità di superficie la pertica milanese che corrispondeva a metri quadrati 655 circa, aveva misurato sul terreno, sul campo, quindi per questo si chiamano originali di campagna, una mappa molto grande. In questa mappa in alto si dice che, allora qui intanto si dice che è la mappa dei tre Brugheri, la mappa originale dei tre Brugheri, vediamo un po', ecco qua, mappa originale del comune dei tre Brugheri, Unitoli, La Pobbia, vediamo se riesco a, vediamo, allora qui devo, scusate, ma pensavamo di aver risolto il problema. Devo andare qui. Scendi con questa. Con meno, Andretta, con meno, scusa. Con questa. Con questa. Scendi. Ecco qua. Allora, mappa originale del comune dei Tre Brugheri, Unitoli, La Pobbia, Dorderio, Guzzina e Bettolino Freddo. Altra del comune di. Cioè lui. L'agrimensore, il geometra di allora, l'aveva misurata tutta insieme, quella che secondo lui era normale fosse una sola realtà territoriale. Invece erano tantissime comunità e poi tra l'altro non aveva misurato insieme anche Occhiate, che poi il comune di Monza pretese venisse ritagliata e consegnata a Monza. Non c'è non c'è il centro Brugherio sotto Monza, no, c'è già il centro di Brugherio sotto Monza, ma non c'è per esempio San Damiano, appunto. Ma lui pensava di aver fatto una cosa più che lecita, mettendo insieme questo territorio abitato da persone che avevano tutte le stesse esigenze e che però già allora erano sottoposti a giurisdizioni e amministrazioni diverse. Quindi quindi abbiamo detto che Maria Teresa riuscì soltanto nel 1760 ad applicare il catasto e ad equiparare, diciamo, a rendere un po' più equa la distribuzione delle tasse, ma vi erano sempre i beni ecclesiastici esenti, vi erano sempre i nobili che accampavano i loro diritti, c'era addirittura l'esenzione dal perticato per i 12 figlioli, perché allora si facevano tanti figli e questa era una, quindi le famiglie numerose erano dai 12 figli. Riuscirono comunque a non pagare diciamo il dovuto. Questa invece è la mappa originale di San Damiano, fatta da parte, però sempre dallo stesso agrimensore.
Ho scelto non i mappali disuniti, perché poi dalla mappa originale, che ho un lenzuolo lungo più di 3 metri, in ufficio si facevano i mappali e poi anche le mappe diciamo unificate dei comuni. Queste realtà è la mappa di Cassina Baraggia con Brugherio, Sant'Ambrogio, Pieve di Vimercate. C'è anche una divisione, si può notare anche una suddivisione. Il comune, ecco, di Baraggia era, andava fino, aveva, seguiva questa linea di confine. Tutto il resto era Brugherio Sant'Ambrogio e Brugherio Pieve di Vimercate e Brugherio Corte di Monza, quindi una realtà molto frazionata, molto divisa. Questo era il particolare del centro di Brugherio. A un certo punto vedete l'isolato intorno alla chiesa. La chiesa di San Bartolomeo, anche questa in certe carte, era pretesa da Monza. Come era? Poi ci si aprì un processo, una vertenza infinita su queste case, la 131, che era dei signori Scotti, e queste quattro case che erano in parte dei Pestagalli, dei fratelli Pestagalli, in parte dei Sovatta, dei fratelli Sovatta, e in parte di Giulio Fossati. Alla fine, dopo le vertenze che durarono qualche decennio, si decise che la casa di Scotti al numero 131, dei conti Scotti al numero 131, siccome c'era la strada che li divideva, poteva restare con Baraggia. Invece le altre quattro dovevano invece essere unite a Monza. Questo per spiegare un poco quanto fosse importante, cioè definire bene le cose. In questo particolare di mappa vediamo quindi questo edificio che era... Allora, già i proprietari di tutto l'isolato erano gli Scotti, allora. Tutto l'isolato e non solo, anche di quello che poi sarà il Brugherio sotto Monza. Qui abbiamo proprietà dei Marchesi Omodeo, e poi di Santa Caterina. In questo momento il monastero di Santa Caterina aveva già acquistato, aveva già tantissime pertiche di terreno e aveva anche questo edificio che si trova dietro la chiesa, con un'osteria che corrisponde esattamente al Bar Italia di oggi. E poi c'erano delle case di proprietà di certi Segabrugo, quattro fratelli Segabrugo, che una famiglia diciamo abbastanza originaria dei Brugherio. Oggi non ci sono più i Segabrugo e Brugherio, ma abbiamo avuto opportunità di conoscere gli eredi, quelli che sono a Milano e che stanno cercando anche loro di ricostruire la propria storia, le proprie origini. E spesso capitano in sezione di Storia Locale queste realtà interessanti, perché poi loro forniscono a noi come Storia Locale, alla responsabile Silvia, il materiale che hanno a disposizione, e noi mettiamo a disposizione loro il nostro, quindi c'è uno scambio molto interessante. E qui abbiamo invece l'altra osteria importante, che era quella dei Pestagalli, dei signori Pestagalli, possidenti della Pobbia, grandi possidenti, che avevano l'osteria qui, che corrisponde bene o male al negozio di Ribo. Questa è la realtà, questa è una mappa che già avrete visto in tanti posti, ma mi piaceva metterla, qui i colori sono un po' sbiaditi, un po' strani. C'erano proprietà qui dove ci trovava Villa Brivio, esattamente qui c'erano i signori Vimercati, qui c'erano i Sangalli, i Bolli, i Sangalli al numero 121, ecco, diciamo il numero così, numero 121 i signori Sangalli, al numero 122 i signori Bolli, al numero 123 l'ex Villa Brivio, quello che sarà poi Villa Brivio, abbiamo detto i Vimercati, i nobili Vimercati, che avevano ereditato questa realtà, perché una delle figlie dei Marchesi Torti, precedenti proprietari, aveva sposato un Vimercati, capitani dei Vimercate. Poi abbiamo
al numero 124, una casa dei conti Scotti, erano una potenza qui a Brugherio, i conti Scotti, e poi dove vedete il giardino, quella è una casa dei conti Durini di Monza, i feudatari, quelli che dal 1648 hanno diventati feudatari di Monza, che avevano una casa in parte affittata, in parte in conto, in uso di lavorerio, erano dei laboratori artigianali, non vi abitavano, però avevano un giardino così bello. E poi invece c'è l'abitazione del fattore delle monache di Santa Caterina, numero 126. Sarà sempre, poi il fattore, prima erano i signori Alberti, poi i signori Veladini, loro abiteranno sempre lì e poi l'acquisteranno. Questo è una casa che attualmente è in ristrutturazione a Baraggia. Ecco. Questa, parlando appunto delle monache di Santa Caterina, del monastero di Santa Caterina a Milano, loro conservarono la dicitura di monache di Sant'Ambrogio a lungo. Cambiarono però l'ordine da benedettino ad agostiniano, ma allora succedeva, non era uno scandalo. Ed erano proprietarie di tutte queste terre, tra Cassina Baraggia, ma soprattutto Brugherio Sant'Ambrogio. Il loro fattore, l'agrimensore che disegna questa mappa, questa è una mappa privata, non è una mappa catastale, molto spesso succede, gli agrimensori tenevano i conti, facevano le stime e poi dovevano, questo era Giovanni Antonio Veladini che nel 1767 capita a Brugherio come fattore delle monache, è un agrimensore, tratta gli affari con tutte le altre comunità, quelle di Moncucco, Cassina Baraggia e anche San Damiano, non disdegna anche di lavorare perché il suo pane, il suo lavoro, e lavorerà come, quindi esercitando la sua professione, quella di agrimensore, e poi per 50 anni lavorerà come fattore delle monache di Santa Caterina e descrive in questa mappa i suoi territori. Interessa il territorio, tutti i beni in mano al monastero, e lo fa in maniera verosimile, dice lui, però certe realtà sono abbastanza interessanti, perché volendo, vediamo se mi riesce, volendo ingrandire un pochettino, vediamo meglio la realtà di Sant'Ambrogio. Aiuto. Ecco, questa realtà è quella del centro. Oppure posso andare lì? Però qui sì, ma di là non potevo. Ecco, sì, ho capito. Ho capito dove siamo finiti. Allora, qui... No, qui al 100%, bisogna andare giù, scusa. Ecco, all'estrema sinistra, lì vedete il lato meridionale di via Tre Re, la chiesa di San Bartolomeo. Mentre poi qui in basso vedete la realtà di Sant'Ambrogio. Ecco qui. Sì, qui. Abbiamo, ecco, di là si vede, riuscite a seguire la realtà di Sant'Ambrogio? E la chiesa di San Bartolomeo si vede bene col campanile, con... Esatto. No, questo è, allora abbiamo visto... Eccola qua. Ecco, qui abbiamo la chiesa di San Bartolomeo con le case sul lato meridionale di via Tre Re, e invece qui abbiamo la cascina di Sant'Ambrogio con la chiesa antica, quella dei fedeli, quella esterna, quella dei fedeli. La famiglia Veladini è una famiglia che è arrivata a Milano nel 1600. Io sono riuscita tramite il fondo famiglie della biblioteca Tiburziana a seguire tutto, a seguire un po' il loro percorso. Giovanni Antonio Veladini era nato
era nato a Santo Guzzone, che è una località vicina tra Sesto e Brugherio, e poi si era spostato qui a metà Settecento, quando era diventato appunto il fattore delle monache. Qui vediamo invece quella parte del centro di Brugherio che apparteneva a Monza. Nella mappa di Monza, questi sono, allora, quello che appartiene a Brugherio sono quelli circondati, quegli otto riquadri, quegli otto mappali circondati dal segno rosso. Mentre qui vediamo da quest'altra parte, un foglio molto composito, il disegnatore della mappa descrive, della mappa di Monza, descrive il centro di Brugherio, perché qui potete vedere, quindi questa è l'attuale comune, quindi la proprietà Scotti, con gli edifici di quello che chiamiamo noi Villa Fiorita. Poi qui abbiamo una casa detta del beneficio, era della Scuola del Santissimo, e qui abbiamo le proprietà sempre degli Scotti, e qui invece abbiamo una proprietà che poi sarà dei Viganoni, quelli che poi fondarono anche la Cascina Bindellera. Questo era, quindi è tutta questa, e vedete qui. Questo è esattamente lo spazio corrispondente a quelle quattro case che abbiamo visto prima. Questa era la realtà di Brugherio. Tutte le altre case qui vicine, fino diciamo, all'estremità di Via Tre Re verso Via Dante, apparteneva ai conti Scotti, che erano i grandi proprietari di quel tempo. Adesso, volendo riportare alla. Ecco, no, lo volevo. Ecco qua, ecco qua. Adesso abbiamo, quindi da quei mappali abbiamo visto la mappa di Cassina Baraggio e qui vediamo la mappa di Moncucco. In questo caso troviamo anche la località di Malnido, mi pare si riesca a leggere anche dal fondo. È interessante perché qui troviamo già. Nel 1700 la realtà era assolutamente agricola, il gessi-barchicoltura era prevalente e le mappe teresiane sono molto belle perché descrivono anche fanno capire il tipo di coltura che vi si praticava. Era il seminativo, diciamo, la produzione agricola più diffusa nel nostro territorio nel 1700. E qui vediamo poi le altre. Era una realtà molto, diciamo, come vedete, c'erano molti campi e c'erano poche località, poche cascine, poche comunità. Ognuna di queste era una comunità. Era una comunità d'Orderio, una comunità Pobbia, era una comunità Guzzina. Tutti avevano il loro console, avevano il loro eletto sulla pubblica piazza. E che si doveva soprattutto, almeno in tempo, durante la dominazione spagnola, doveva soprattutto interessarsi della divisione delle tasse. Questo era l'argomento importante. Chi offriva, chi faceva, eseguiva il lavoro, si offriva per minor danari, quello veniva eletto senza problemi. E portavano a termine le incombenze. Qui si vedono, sono interessanti queste cartine perché si cominciano a vedere già, diciamo, le rogge che vengono dall'Ambro. Qui si vede il Lambro, ma si vedono anche la fontana o testa di San Cristoforo e si vedono anche la roggia Rizzarda e la roggia di San Vittore. Qui abbiamo un particolare della mappa che è il palazzo di Moncucco, cioè Moncucco, non il palazzo, Moncucco era tutta così. Apparteneva allora ai marchesi Silva che l'avevano appena comprata dai Cotta.
Come vedete qui c'è un bellissimo giardino, la realtà non è quella poi disegnata dal Marco Antonio da Re, sta incisa nelle incisioni di Marco Antonio da Re. Vediamo però Lucio di Anacotta quando subentra nei beni, come vedremo poi dai documenti dei precedenti possessori, Zibaldoni di Altavilla, perché la sua proava materna gli lascia questa eredità, fa costruire subito, in esecuzione del testamento della prozia, un oratorio, che è questo che vediamo qui. Vedete dove c'è la croce? Ecco, dove c'è questa croce, lì c'era l'antico oratorio, inaugurato nel 1627. Che è durato fino alla fine del Settecento, poi era già in rovina alla fine del Settecento, intanto gli andreani che erano subentrati avevano già intrapreso le trattative per acquistare le pietre della chiesetta annessa al monastero, al convento di Lugano, di San Francesco di Lugano, e quindi, ma in questo oratorio erano confluiti tutti i legati che successivamente i proprietari, dai Zibaldoni di Altavilla in poi, avevano destinato, e anzi aveva raccolto questo oratorio anche tutti i lasciti legati alla chiesetta di San Cristoforo, che oggi non c'è più, ma che era una chiesa molto importante, si pensava che fosse addirittura anche parrocchia, lì avevano lavorato sicuramente i figli dei Luini, c'erano degli affreschi notevoli, tant'è che quando sia questa chiesa, ma soprattutto quella di San Cristoforo, fu abbattuta, il parroco, ma non solo il parroco, avevano insistito presso la curia, presso le autorità, presso la proprietà, affinché non la demolissero, e invece tutto fu inutile, perché comunque erano oratori, cappelle private, quindi ci fu poi la promessa di fare una cappella, adesso non esiste più neanche la cappella, mi pare che gli abitanti della zona vogliano adesso cercare di recuperare questo senso di appartenenza della loro piccola comunità, perché la chiesa di San Cristoforo non era tanto piccola, era importante, probabilmente era stata anche parrocchia nel passato. Quindi vediamo qui poi, tutto apparteneva quindi al Marchese Silva, che poi, oberato dai debiti, ci fu una vendita all'asta e acquistarono poi i Bolaños e poi gli Andreani. Dunque, ecco. Qui c'è, Occhiati aveva seguito, a volte, intanto era una proprietà del capitolo di Monza, come Malnido. Il capitolo di Monza era formato da cappellani e canonici. I canonici erano 32 inizialmente, avevano delle autonomie decisionali, erano molto spesso litigiosi tra di loro. I cappellani invece, o regi beneficiati, erano cappellani ducali, fondati due da Bianca di Savoia e gli altri sei da Gian Galeazzo Sforza, e avevano delle prerogative molto importanti. Ora, San Carlo Borromeo ridusse i canonici da 32 a 18, però erano spesso, siccome erano potenti, avevano delle prebende, avevano dei, ogni canonicato aveva la sua prebenda, aveva i suoi beni, molto spesso erano in lite tra di loro i cappellani e i canonici, e molto spesso non solo tra di loro, ambedue in lite con i padri di Santa Maria della Passione di Milano, che erano i proprietari di quasi tutta la casecca. Qual era l'oggetto del contendere? L'oggetto del contendere era le acque. Chi prelevava acqua senza pagare? Le acque delle rogge, quindi dell'Ambro, delle rogge, di tutte le rogge che provenivano dall'Ambro, che erano preziose per i contadini, ma se venivano prelevate troppo dai contadini, i mulini venivano a soffrirne, e siccome i mulini appartenevano ai canonici e ai cappellani, questo, diciamo, vi erano dei processi, delle liti, molto spesso, per esempio, nei territori di caccia dei documenti, come li chiamava appunto Bloch, noi troviamo documenti, pochissimi documenti sulla sanità,
pochissimi documenti sull'istruzione, pochissimi documenti su, che riguardano la situazione della gente comune. Troviamo soprattutto documenti relativi al monastero di Santa Caterina, ai vari conventi e monasteri, alle varie liti che succedevano. Quindi l'abbondanza dei materiali su quegli argomenti è incredibile, ma soltanto leggendo attentamente quei documenti riusciamo poi a capire anche come viveva la gente, come vivevano i massari, i livellari, i pigionanti, come vivevano diciamo i campari che erano a servizio di queste grandi proprietà. In questo caso Occhiate quindi appartenuto prima a Monza, poi si è fatto il comune di Sant'Alessandro con la Pelucca e la Rabbina e poi invece a Sesto. Qui invece abbiamo Increa. Il confine orientale non è molto preciso perché è diritto, ma questo è Increa che diciamo, era stato inserito da San Carlo Borromeo nella parrocchia di San Bartolomeo nel 1578 e che poi al momento della costituzione del comune di Brugherio venne staccata da Cernusco Asinario, Cernusco sul Lavigno, e inserita nella mappa censuaria di Brugherio ed Uniti, del comune di Brugherio. Allora, quindi, vediamo. Ecco, queste sono due cartine utilizzate, disegnate in maniera, da privati agrimensori, quindi commissionate dai canonici o dai cappellani ducali, che evidenziano la ricchezza dell'acqua, delle rogge, erano importantissime. Noi, lo diceva anche la volta scorsa, abbiamo quasi dimenticato, coperto, reso tutto più semplice per la viabilità. E invece anche questo aspetto va recuperato, perché le rogge, i canali erano, diciamo, importantissimi e sarebbero oggi importanti per, diciamo, per vivere un po' più a contatto con la natura. Noi li abbiamo sacrificati e poi ci lamentiamo se ci sono inondazioni, se ci sono problemi. C'erano anche allora, perché il fiume Lambro esondava, tant'è che le case di San Maurizio al Lambro erano deprezzate perché c'era un'aria cattiva, perché spesso, ma non è che succedeva solo allora, mi pare che continui a succedere, no? Perché poi la realtà è ancora questa. Qui invece abbiamo due belle mappe private fatte da commissionate dai canonici per evidenziare poi il possesso delle acque di queste rogge, perché qui vediamo, nella prima vediamo la cinta di mura di Monza. Vediamo poi il foppone, che era il castello, che c'era ancora, anche se tutti prelevavano del materiale, tant'è che compare appena. E poi abbiamo il foppone, che era appunto un po' il luogo dove si seppellivano i morti, e poi anche il San Vittore, il mulino di San Vittore. Qui non abbiamo i nostri, l'abbiamo la Cassinazza, che era fondamentale e importante. Anche la Cassinazza era di proprietà della chiesa di Monza, del capitolo di Monza. Quella colorata sulla destra è più interessante perché prende, diciamo, la prende un po' più a sud, descrive il territorio un po' più a sud, e qui si vede l'enorme ricchezza di acque che venivano prelevate dalle acque dal fiume Lambro per irrigare i campi, e naturalmente lo facevano chi se lo poteva permettere maggiormente. Poi vedremo anche che ancora nel 1871 certe zone sono più irrigue e le altre lo sono meno, prima che arrivasse il canale Villoresi. Qui vediamo la Roggia Manganella sul lato esterno, poi la Roggia Rizzarda che porta le acque, vedete in basso ci sono Moia e Casecca, e poi c'è la Roggia di San Vittore, vi era anche la Roggia Principe, vi era anche la Roggia Rabbina, insomma i grandi possidenti, quelli che se lo potevano permettere, prendevano, facevano scavare i canali. L'aveva già fatto Fazio Gallerani nel 1400, nella seconda metà del 400, esattamente 1475-78, e poi aveva avuto il diritto di prelevare le acque, di immetterle e poi di riprenderle per bagnare le sue proprietà, che erano non soltanto a Carugate, ma i Gallerani avevano moltissime proprietà anche a Baraggio.
Poi ci furono dei matrimoni, per cui ai Gallarani succedettero i Bernareggio e così via. Ma abbiamo documenti che attestano anche la presenza dei Gallarani a Brugherio. Famiglie importantissime, perché questi possidenti erano la migliore società di Milano, di Monza, soprattutto di Milano. Si trattava di notai della Curia, piuttosto che di questori, piuttosto che di altre famiglie, piuttosto che, insomma, erano la più bella società di Milano, che aveva trovato nel nostro territorio un clima ideale, aveva fatto investimenti terrieri e che veniva qui a coltivare i propri interessi, ma non solo, entravano nell'amministrazione delle comunità e gestivano direttamente, diciamo, non soltanto i loro beni, ma niente si spostava che loro non volessero. Erano anche molto spesso dei priori della Scuola del Santissimo, oppure dei fabbricieri, come, perché poi la fabbrica sostituì la confraternita del Santissimo. Quindi ricchezza di acque nel nostro territorio, come attesta anche la carta del Brenna, che anche l'amico Porta l'altra volta ha fatto vedere. Lui aveva parlato della Roggia Principe che irrigava i giardini della Villa Reale, ma vedete la ricchezza lì a nord-ovest di tutta i canali, di tutti i canali delle rogge derivanti dall'Ambro. Poi noi avevamo a Cassina Baragia invece la Roggia Gallarana, che bagnava la Cascina, arrivava da quindi dal Lambiva Sant'Albino, arrivava dal confine dal confine orientale di Cassina Baraggia, segnava il confine con Brugherio e Sant'Ambrogio e poi andava in direzione di Dorderio, di Guzzina. Queste le ho riprese perché evidenziano un po', diciamo, nel 1871 le colture. Le colture, come avete visto, quindi i seminativi vitati, gli aratori vitati, gli aratori con filari di viti, perché la vite, come diceva appunto l'altra volta l'amico Porta, era molto presente nel nostro territorio, così come erano presenti gli alberi di gelsi, perché servivano per l'alimentazione dei bachi da seta, per la gelsibachicoltura e per il lavoro delle filante che esistevano sul territorio. E anche i prati, chi aveva più possibilità, i grandi proprietari di queste zone, qui è la mappa di Brugherio d'Uniti, quindi erano i grandi proprietari di Sant'Ambrogio e soprattutto che avevano la possibilità di avere questi prati irrigui. Il prato veniva tagliato addirittura quattro volte, la quarta volta era la cosiddetta quartirola. A Moncucco qui i conti Andreani e poi Sormani avevano molte più disponibilità e loro avevano tantissimo irrigo, non soltanto usufruivano della fontana di San Cristoforo, dei fontanine di San Cristoforo, ma usufruivano di tutte le rogge che arrivavano dall'Ambro e quindi la coltura era molto più irrigua, molto più produttiva. Il comune di San Damiano, qui la proprietà era molto più frazionata, più divisa e quindi diciamo non c'era tanta irrigazione salvo la Gallarana, poi saranno compensati però con lo scavo del Viloresi, con il canale del Viloresi. Questa è una cartina che ho inserito del 1936 perché fa vedere un po' come la realtà sta cambiando. Quel rosa chiaro, quel rosa che vedete è la filanda Bertani Fossati, poi diventata Marzotto. Cambia moltissimo, soprattutto dagli anni 30 la realtà del territorio di Brugherio. Molto più intensamente dal secondo dopoguerra, dagli anni 60 in poi è stata completamente stravolta. L'industrializzazione, e si è dovuto pagare il fio all'industrializzazione, vedete anche la fabbrica del mobilificio a ridosso dell'autostrada che già c'era, perché nel 28 viene costruita l'autostrada. Giusto per vedere un poco come si procede, come viene invece l'urbanizzazione molto più avanzata, io ho usufruito di un lavoro fatto per una tesi, questi sono due lavori fatti.
sviluppate da due ragazze di Brugherio sulla realtà del territorio. È interessante proprio tutto il corredo cartografico che loro hanno utilizzato e che hanno adattato. Qui c'è diciamo, l'aumento della popolazione che è abbastanza, diciamo, tramite, qui è la popolazione del 1582-859, fatta dalla lettura e dall'analisi dei libri dei registri di battesimo, quindi le anime da comunione che sono quelle al di sopra dei 7 anni e la popolazione intera. A volte nei registri, soprattutto a parte questi dati sono ricavati dai registri del battesimo, ma soprattutto dalle visite pastorali che gli arcivescovi oppure i loro delegati, che erano molto spesso il vicario di questa zona, appunto era l'arciprete di Monza, venivano qui e visitavano e raccoglievano i loro dati sulla popolazione. Allora interessava, perché le anime da comunione erano quelle poi che dovevano essere conteggiate per il pagamento della congrua accurato, che era stata stabilita in 200 lire da San Carlo, per le 200 lire sono diventate 400, doveva pagare ogni anima di comunione soldi 10, poi invece, siccome il parroco non riusciva mai a recuperare i soldi, allora ci ha pensato l'autorità superiore a emanare un decreto e a suddividere le quote a seconda della popolazione di ogni comunità. Ecco, una cosa importante, una premessa molto importante, è stata la parrocchia di San Bartolomeo conteneva già nel suo nascere tutto quello che saranno poi le comunità che sono entrate nel comune di Brugherio, tranne Sant'Albino e San Damiano, la cascina, il Bettolino di San Damiano, oppure la cascina di San Donato, che sono realtà, quella di San Donato che non è più entrata nel territorio di Brugherio. Sant'Albino, Cascina Bastoni e San Donato, dopo aver protestato poi in realtà quando si è formata la parrocchia di Santa Maria Nascente di Sant'Albino, sono entrati quando si è formato il comune di Monza sono entrati anche nel territorio di Monza. Quindi l'idea della comunità era già nella popolazione, ma non è stata mai ascoltata. Sicuramente prima del 1726 la popolazione, i parrocchiani si erano fatti sentire, volevano formare un solo comune. Infatti nel 1723 abbiamo un ricorso dei conti d'Urini che assolutamente non volevano che si formasse un comune solo, perché i motivi erano sempre economici, venivano a mancare territori ma soprattutto persone e quindi tasse. Abbiamo altri dati sulla popolazione, questi a volte sono dati statistici, censimenti ufficiali dell'Istat, come si vede, come qui la popolazione aumenta assolutamente in maniera importante dal 1961 in poi, anche per il boom industriale, il boom economico e poi anche gli arrivi da diverse zone. Vi erano sempre state, Brugherio è sempre stata un po' ambita. Ricordo che già nelle carte del 1600 avevamo trovato qualcuno che veniva dalla Svizzera a lavorare qui, Mastri, Finiti. Poi invece arrivarono negli anni 30 del Novecento, quando comincia l'industrializzazione, arrivarono dal Trentino, dal Veneto e poi, lo sappiamo bene, negli anni 60 arrivarono dal sud dell'Italia. Quindi la popolazione è andata via via aumentando per poi stabilizzarsi. È importante per la ricostruzione del territorio sono le mappe, ma anche i documenti, anche le fotografie, anche le fonti non scritte, qualsiasi cosa. Sta arrivando nella sezione di storia locale, Silvia lo può testimoniare, tanti oggetti importanti, tante foto, tante testimonianze importanti per ricostruire, perché questa volta è l'occasione buona, bisogna farcela, non possiamo esaurire la storia di Brugherio, perché abbiamo detto 14 comunità, difficoltà a reperire i documenti, ma soprattutto difficoltà. Noi possiamo fare inserire dei tasselli di un grande mosaico, però alla fine piano piano ci si riuscirà a completarlo questo mosaico. I documenti sono sicuramente
una voce importante. Qui abbiamo, per esempio, scusate le mie notazioni, non mi sono ricordata di correggere la matita, qui abbiamo questo documento risalente al 1508, il 9 di luglio, e che è importante perché è un elenco del fornimento, dice, nota del fornimento, cioè tutto quello che c'era in questa cantina, in questo edificio, che era allora di proprietà dei Taveggio e che era stata poi venduta al conte, a Bernardino Scotti, 1508. Quindi tutta la nota di quello che era contenuto in casa, nelle varie camere e anche nella cantina. Interessante il contenuto della cantina, per esempio. E qui si vede che erano gran signori, La cantina che poi corrisponde proprio a alla sala esposizioni. Qui abbiamo, chissà se mi riesce, allora vediamo, in alto a destra, nella canepa, la cantina, qui dice, nota delle robe che si trovano, qual sono nella canepa, del signor Messer Paolo Taveggio, in prima, vasello 1 de Brenta 8, come se va dentro subito, a mano stanca. Con cerce, cioè con i cerchi, con cerchi 13. I vaselli erano le botti, ogni brenta era circa 75 litri. Si può immaginare quanto fosse fornita questa cantina. Vasello 1 de Brenta 12, dritto a quello, cioè subito dopo quello, e così via. Quindi poi non vi leggo tutti i vaselli, poi cosa c'è? Il seggion 1 da vino, il seggion era il secchio, una secchia grande. Poi c'è la brenta che era proprio la misura, poi ancora una secchia da bucato con due cerchi e poi ancora la scala, poi c'è la pidria era l'imbuto che serviva per travasare il vino. E così via. È interessante perché poi su un'altra pagina che qui non troviamo c'era il contenuto della saletta, dove dice che c'era il calamaio con il suo fornellino, c'era il libro un po' scritto rilegato, un po' scritto un po' no, poi c'era il suo vaso da orinare perché quello c'era sempre, insomma, e altri accessori, altre cose, tutto veniva descritto. Questo è un atto allegato, è un allegato dell'atto di vendita, il notaio Caccia Castiglioni, Domenico Caccia Castiglioni. Adesso ve lo riduco un poco così lo possiamo. Questo risale invece al 1536, questo documento, fa parte di una serie di allegati, di elenchi di proprietà che Francesco Bargono vende a Zibaldone di Altavilla, a Francesco Bernardino Zibaldone di Altavilla, una casata molto nobile, che era poi quell'avo del Lucio Adriano Cotta, che abbiamo detto, del palazzo di Moncucco. Questa era una semplice casa da nobile, non era il palazzo che vediamo oggi. Poi abbiamo le successive transazioni e quelle sono molto più dettagliate, però questa mi era piaciuta perché dice, sedime tra le vendite, che non erano solo quelle di Brugherio, queste avevano beni un po' dappertutto, sedimen a nobili. Item de sedimine a nobili pleno iure sito ut supra quod est cum suis edificis. E quindi descrive, quindi questa casa da nobile con tutto quello che è di pertinenza e di diritto che gli spetta, con tutti gli edifici. Qui dice che c'è una sala in terra, una camera, una sopra la sala, una colombaia sopra questa camera, una coquina, e qui si può capire che era la cucina, una canepa, qui ancora la cantina, e una cortexella vicino detta colombaia. Nel mezzo della corte c'è anche un pozzo indiviso e uno giardino, un giardino. E questo parve, poi descrive anche dei, per esempio dove dice ancora più in basso, poi dice le coerenze, molto preciso, dove dire le coerenze, e qui le coerenze sono un certo Brioschi, signore dei Cervi, che erano grandi proprietari di quel tempo, 1536. Questo documento invece è interessante perché
riguarda gli anni della peste. La peste arrivò a Brugherio da Monza nell'estate del 1630 e mietette parecchie vittime. Qui invece, già nel 1629, le autorità competenti di Milano si erano preoccupate per far nominare da ogni comunità dei conservatori della sanità. In questo caso è il comune di, vediamo se mi riesce ad ingrandire, di Brugherio Corte di Monza e il comune di Brugherio Sant'Ambrogio, no, ho fatto più piccolo, sì, scusate, che nominano conservatori della sanità. Oh, questa è una nomina del 1629, ratificata nel 1630, perché poi da luglio a novembre la peste qui fece parecchie vittime. Allora, i due conservatori sono Francesco Scotti e Giovan Battista Ro, che erano possidenti di quella casa che dopo andrà sui via Dante, che poi diventò di proprietà sovatta. Era una casa da nobile molto importante, i Sovatta erano dei possidenti di questa zona, e degli Scotti poi abbiamo già detto, avevano acquistato nel 1508, ma poi fino alla fine del 700 furono grandi proprietari di Brugherio. Andiamo avanti, ecco, questo è un documento a stampa in cui il conte di Monza, ormai siamo nel 1648, i conti de Leiva avevano venduto per debiti, avevano già venduto ai quattro fratelli Durini, che erano dei banchieri di origine napoletana ma di Milano, provenivano da Milano. Cosa dice il conte di Monza? Dice, sempre per la necessità di recuperare, di reperire più soldi, dice, fa un decreto, come se fosse un capo di Stato, non lo era, era solo un feudatario, dove dice che promette l'esenzione da qualsivoglia tassa per 3 anni. Venne subito sconfessato però, perché il decreto fu abolito, a chi si trasferiva a Monza, ad abitare a Monza. E negli antichi statuti di Monza si ponevano molte difficoltà per chi andava ad abitare a Monza. Invece questa è un'epoca diversa, in cui c'è bisogno di molti soldi, anche perché ci sono guerre. Qui 1648 era appena finita la guerra dei 30 anni, i Durini avevano pagato parecchio il feudo di Monza e volevano recuperare soldi. Abbiamo detto, il decreto venne subito abolito perché loro non erano capi di Stato. Qui è un testo fondamentale per ricostruire la storia della Brugherio di quel tempo, del 1794, andando anche un po' indietro nel tempo, è il manoscritto del parroco Paolo Antonio De Petri. Egli voleva emulare Anton Francesco Frisi di Monza, che aveva scritto le storie di Monza e della Brianza, ma molto mitico. Viene da Milano questo parroco, diventa parroco di Brugherio nel 1778 e lo resterà fino al 1819, e si ambienta molto bene nel territorio, è una persona che ha abbastanza colta, e scrive questa cronaca molto dettagliata, in alcuni punti devo dire anche imprecisa e erronea, però si può capire perché molto spesso non fa riferimento ai documenti. Comunque è molto precisa e dettagliata, e descrive quello che era allora Brugherio, esclude la tutta la parrocchia di Brugherio, le comunità che facevano parte della parrocchia di Brugherio, ed è veramente un documento molto interessante. Questo è, diciamo, sono le prime pagine. Egli intesta questo manoscritto a Messer Ghirlanda. Messer Ghirlanda, molto probabilmente, da quello che dovrei aver capito, è Gaspare Ghirlanda, una famiglia nobile che viene da Firenze, ma che era fuoriuscita da Milano durante le lotte tra i Visconti e i Della Torre. Ritorna poi a Milano e comincia a fare acquisti sul territorio. Nel 1778 acquista questo, tutto l'abitato, tutto l'isolato che era degli Scotti, quindi non solo questo palazzo, ma anche tutto l'isolato del questo. Poi Gaspare Ghirlanda è non solo diciamo grande nobile possidente, ma è anche colui che nel comune di Cassina Baraggia fa parte dei 5 estimati, quelli che decidono la distribuzione delle tasse.
E anche fa parte anche della fabbrica della parrocchia San Bartolomeo. È un amico sicuramente del parroco, una persona che conosce, quindi il parroco lo dedica a lui, magari sperando che il suo lavoro venga pubblicato. E i Ghirlanda poi diventeranno che l'ultimo discendente. Allora, lui ebbe poi tanti altri figli, ma a noi interessa Gerolamo. Uno dei figli di Gerolamo fu quel Carlo Ghirlanda Silva, che non solo era eroe delle 5 giornate di Milano, ma aveva partecipato a quella famosa sommossa mazziniana fallita, ma la madre l'aveva salvato e quindi non compare negli atti del processo, ma era anche un grande possidente di Brugherio, grande amico della parrocchia perché fu un grande benefattore. E lui però fu un personaggio molto importante, ma non riuscì a destreggiarsi bene con tutte le proprietà, tant'è che poi per debiti dovette vendere quasi tutto, si formò un consorzio, e quindi un consorzio di creditori, e quindi dovette vendere anche questo palazzo. Lui aveva ereditato però anche i beni della famiglia Silva, ma non è che poi, ecco, finissero in buone mani. Ecco. Purtroppo non era. Lo trovate dappertutto citato come eroe delle 5 giornate, però non aveva saputo amministrare i beni della sua famiglia. Lui invece, lui ereditò il cognome Silva, quindi Carlo Ghirlando Silva. Io ho trovato lo stemma che poi si trova anche nell'altare di Sant'Antonio, che oggi è l'altare di San Giuseppe nella chiesa di San Bartolomeo. Io prima pensavo che fossero, siccome le proprietà di Ghirlanda prima erano Scotti, pensavo si trattasse di due stemmi, di due famiglie. Invece poi, guardando bene, confrontandolo con lo stemma, troviamo un'aquila rampante, un'aquila imperiale. Poi in un campo, nell'altro campo troviamo l'aquila sempre con le ali spiegate e il leone rampante, i colori della famiglia. Quindi due campi suddivisi a loro volta, gli stessi campi e gli stessi disegni che troviamo anche nello stemma in alto all'altare. Perché si trova lo stemma in alto? Perché già gli Scotti avevano a questo altare legato un lascito, e la stessa cosa quando si comprava, si ereditavano anche i lasciti, i legati, quindi bisognava contribuire, bisognava pagare. Quindi Ghirlanda, il Carlo Ghirlanda, che era stato molto importante quindi per la parrocchia, perché aveva fortemente voluto la ricostruzione della parrocchia nel 1854-55, quindi vuole quindi fare ricordarsi, essere ricordato anche proprio all'altare di Sant'Antonio, che era l'altare a cui era legato quel lascito. Dunque, vediamo un po'. Qui abbiamo un documento del 1808-10 in cui nota delle comuni delle quali si crederebbe reciprocamente vantaggiosa l'aggregazione a quella di Monza, con porzione di Brugherio e della Santa. Il comune di Monza ritorna alla carica. Vuole aggregarsi tutte queste comunità, tra cui anche Cassina Baraggia, Mancucco e San Damiano. Gli riesce per un po' nel periodo napoleonico, ma poi le cose vanno avanti. Questo è molto importante, 5 ottobre 1859. I parrocchiani di Brugherio avevano continuamente presentato richiesta di formare un solo comune, però finalmente nel 1859 tutti i proprietari terrieri di Cassina Baraggia e non solo, e tutti gli artigiani e commercianti si uniscono e scrivono una supplica al governo centrale, all'amministrazione centrale di Lombardia, in cui peronano la causa del comune, ma dicendo a chiare lettere che questo è un comune, che si tratta di una popolazione molto, che ha molte difficoltà nella sua vita quotidiana, che
E poi dice anche tutti quei frazionamenti di cui abbiamo già parlato. È interessante perché viene firmata dal parroco, che è quello Gian Andrea Nova, che di cui si è parlato tanto perché aveva commissionato, di cui c'è stata la mostra appunto, il coadiutore che è il Longhi, Claudio Longhi, ma poi anche c'è l'elenco di tutti i possidenti. E tra questi possidenti ci sono dei signoroni, ci sono Carlo Ghirlando Silva, Giovanni Noseda, che era che fu l'ultimo sindaco di Cassina Baraggia, ma anche il primo sindaco di Brugherio, filatore, tessitore, commerciante. Poi ancora, ecco, tra questi, i Butti, che erano proprietari di Dorderio, i Bigoni della Somaglia, che erano i proprietari della Pobbia, i Rizzi, che erano proprietari di Increa, e così via. Ci sono anche Carlo Durini, Conte Carlo Durini, stranamente. Questa cosa è strana perché Carlo Durini, che è uno dei fratelli, che è dei feudatari di Monza, viene a firmare qui per. Cioè, c'è anche il conte Sormani che firma, poi invece firma, ma poi in altri documenti vediamo che invece lavora contro. Ci sono anche i Veladini, che sono ben rappresentati, e Alessandro Sormani Andreani, che era sindaco di Moncucco. Ne parleremo dopo. E poi ci sono tutti questi signori che sono commercianti e artigiani di Brugherio. C'è Carlo Biraghi, che era segretario del comune di Moncucco. Vado così, Lesmo Giuseppe, che era un maestro di scuola elementare, ma era anche segretario comunale. Poi c'era il cursore, cioè il tuttofare del comune, che è Brambilla Materno. Poi ci sono tantissimi altri personaggi, tutti importanti, Caiani, Segabrugo, ci sono ancora, i Santini, e così via. Tutte persone che ormai insediate a Brugherio, che hanno comunque firmano questo documento. Il documento ottiene un esito negativo. Dopodiché, questo è dell'ottobre, a novembre dello stesso anno c'è un ricorso. Al ricorso il parroco non prende più parte, non firma più. Questo ricorso viene inoltrato al Ministero dell'Interno, che è a Firenze, perché la capitale a quel tempo è a Firenze, però si dice che adesso non si può prendere nessun provvedimento, perché siamo passati ormai al Regno dei Savoia. Bisognerà in Parlamento fare una nuova legge per fare questo tipo di riforme. Ecco, però piano piano si comincia, è vero, bisogna dire che proprio con i Savoia, con il Regno d'Italia, si arriva finalmente, nonostante le difficoltà, a creare questo comune, questo nuovo comune. Io ho fatto un estratto. Qui abbiamo la giunta municipale di Moncucco, che nel 1860 riceve, perché il comune di Bassina Baraggia si fa promotore di questa richiesta, che tutti i consigli comunali e le giunte dei comuni interessati, anche Monza, abbiano come oggetto, trattino l'oggetto dell'aggregazione del comune di l'aggregazione col comune di Brugherio. Qui il sindaco, allora abbiamo la giunta, il sindaco è l'Alessandro Sormani, che aveva firmato la supplica, ma che qui tutto sommato fa approvare una delibera di questo tipo. La richiesta è molto vaga e generica. Quando sapremo effettivamente quali cascine, quali territori si vogliono smembrare, allora ne riparleremo. Io ho portato questo come documento, in realtà ce ne sono tanti altri, ma sono sempre dello stesso tipo. E questo è del 1860. Il successivo, il sindaco era appunto allora Alessandro Sormani Andreani. Il successivo riguarda il comune di San Damiano. Qui siamo al 1866, qui siamo a gennaio. Il Consiglio Comunale di San Damiano riceve questa missiva, perché il pretore, che è il sottoprefetto, che dà gli ordini del giorno. E l'ordine del giorno qui è ancora l'aggregazione. Cosa dicono i signori, gli amministratori di San Damiano? Dicono che fin tanto che la Brugherio Sottomonza non verrà aggregata a Cassina Baraggia, loro non si espongono. Va bene? Non vogliono neanche decidere.
sostanzialmente, ecco, invece poi il 13 maggio del 1866 il Consiglio Provinciale di Milano si era già espresso per la formazione di questo nuovo comune. Siamo al 13 maggio, subito il Consiglio Comunale, subito Monza risponde al 18 maggio, chiama a raccolta tutti gli abitanti della frazione sotto Monza, che poi sono le Cascine, 4-5 Cascine, Casecca, Gelosa, Ferretti, Durina, la Bindellera e il centro di Brugherio. Li chiama a raccolta per il 20 e il 24 maggio, per esprimere sì per il sì o per il no all'aggregazione con Brugherio. Si presentano in comune alle 10 per esprimere il voto, però alla fine la seduta viene annullata, l'incontro viene annullato perché è arrivato qualcuno che sta facendo grande confusione, non si vuole correre rischi, quindi si annulla questo incontro del 20. Però viene riproposto per il 24. Il 24 si presentano 161 padri di famiglia delle Cascine e 8, solo 8 del centro di Monza. Le direttive sono: allora voteranno in bussoli diversi gli abitanti delle Cascine e gli abitanti del centro di Brugherio, perché si dice che hanno interessi diversi. Cartoncino rosso per chi vuole stare con Monza, cartoncino bianco per chi vuole invece andarsene da Monza e andare con Brugherio. Naturalmente tutti votano, 161 su 161 che vogliono stare con Monza. Ma era un voto molto palese, secondo me, quindi lo potevano fare diversamente. Anche gli 8 padri di famiglia del centro votano per stare con Monza. Poi ci saranno i referendum che smentiranno tutto questo, perché evidentemente gli interessi della popolazione che si trovavano a dover affrontare i problemi di tutti i giorni erano altri. Quindi nei referendum sia San Damiano sia Moncucco e le altre comunità, tutto partiva dal comune di Cassina Baraggia, dal sindaco di Cassina Baraggia, dagli amministratori, perché Cassina Baraggia, dove c'erano questi possidenti importanti, reclamavano da tempo l'autonomia. Quindi tutto partì da lì. Cassina Baraggio non aveva bisogno, era già di per sé molto convinta della cosa. E in effetti poi con decreto regio, nonostante... una nota. Il 9 giugno del 1866 il sindaco di Monza scrive una lettera al Consiglio Comunale di San Damiano, dove dice: attenzione, se voi vi esprimete, se voi volete andare con Brugherio, perdete tutti i benefici assistenziali, perdete l'ospedale, le medicine, le doti. Quindi era una specie di ricatto bello e buono, nonostante tutto, ormai tutto era già deciso, col decreto regio del 9 dicembre 1966 si arriva all'istituzione del comune di Brugherio. Bisognerà poi aspettare quasi la fine del secolo per risolvere i problemi con Monza e con gli altri comuni, Sesto, Cernusco, ma soprattutto con Monza, perché bisogna stabilire i confini. E i confini non sono mai quelli giusti. Il comune di Brugherio reclama che sia il proprio ingegnere Agostino Bruni a stabilire i confini. A stabilire quei confini che devono essere rispettati. Poi bisogna risarcire soprattutto Monza delle tasse che perde, bisogna risarcire anche gli altri comuni. In compenso, poi però, ecco, con i comuni resteranno tali e continueranno le loro pratiche, cioè non smetteranno di lavorare, perché anche i comuni dei tre comuni cessati, le assemblee, i consigli comunali, perché ci sono i problemi di ordinaria amministrazione che vanno risolti, però ci sono tutte queste incombenze che il Consiglio Comunale di Brugherio dovette affrontare nelle prime riunioni, sia in quelle di gennaio, di febbraio, molto, molto spesso riunioni straordinarie dove non c'era ancora il sindaco verrà nominato dopo. Come si riuscì intanto ci furono sia il sottoprefetto di Monza e anche l'intendenza e anche il consiglio provinciale che intervennero a perorare la causa del mettersi d'accordo. E poi per quanto riguarda invece i risarcimenti, si ottenne che venisse imposta una sovrattassa maggiore rispetto a quella dovuta, in modo da poter
pagare quello che c'era da pagare, risarcire quello che c'era da risarcire. Con un decreto però del, successivo del 1871 si scorporarono effettivamente Ociate da Sesto, Increa da Cernusco, e poi si scorporò anche, perché non fecero più parte del Comune del Brugherio, non ne fanno più parte, Bettolino Freddo e Malnido, perché già Malnido era sempre stato sotto Monza e Bettolino Freddo era anche sotto la parrocchia di Cologno, quindi più o meno venivano compensati come abitanti, tanti ne toglievano, tanti ne inserivano, e quindi poi il comune si trovava ad affrontare anche altri problemi, che era proprio il decidere, le scuole e il comune erano già in questi edifici nel Palazzo Ghirlanda, però erano affittuari, quindi bisogna trovare una sede idonea. Poi si arrivò all'acquisto di casa, di questo palazzo di Casa Ghirlanda, col pretesto di sistemare le scuole si riuscì ad ottenere quel finanziamento, il mutuo di 18.000 lire. Ne furono spesi di più, 25.000 in realtà. Questo documento, abbiamo detto, quindi è l'invito ai padri di famiglia di Brugherio sotto Monza. Qui c'è il documento non è già comune, qui c'è già il comune di Brugherio 1860, mi pare 1866, no 60, no 1866, siamo ancora, siamo proprio al 14 novembre, quindi ancora prima del decreto regio. Si discute, allora il comune di Casina Baraggia vorrebbe acquistare un tratto che poi sarebbe l'estremità della punta della piazzetta. Avete presente la piazzetta Cesare Battisti, perché di Brugherio? Quello era territorio Scotti, territorio Ghirlanda. Ghirlanda però esigeva troppi soldi. Allora il comune rispondeva dicendo: tutto sommato si tratta di un pascolo che è comunque di pubblica servitù, quindi Ghirlanda deve arrivare ad un prezzo più equo. Sarebbe diciamo quella parte meridionale, diciamo quella che si trova dove c'è la farmacia, ecco, lì era tutto l'isolato, prima Scotti poi Ghirlanda. E quindi, ma interessava non tanto l'oggetto, a me interessava il timbro del comune di Casina Baraggia, perché qui è bello evidente, in altri documenti non è tanto evidente. Qui abbiamo lo stemma e il timbro del comune di Casina Baraggia, dove dice Brugherio di municipio di Casina Baraggia, con la croce sul, non so che fondo fosse, perché purtroppo questa non era colorata, era un documento. Qui invece abbiamo, è uno degli ultimi documenti, un manifesto che, siamo già nel 1868, il Consiglio Comunale, la giunta comunale, la giunta municipale di Brugherio, con cui invita i proprietari dei fondi interessati a prelevare, a acquistare acque dal Villoresi, a farne richiesta. Siamo nel periodo in cui si va costruendo il canale Villoresi, e quindi è il momento opportuno per fare richiesta. Fecero richiesta a due possidenti, uno per Increa e l'altro per Guzzina, che presentarono le carte, il disegno dei canali, e poi ottennero appunto di poter prelevare, acquistare acque dal Villoresi. E qui stavamo dicendo appunto della storia locale, che in occasione dell'evento sta recuperando anche e sta ottenendo anche molti doni. Questo è l'ultimo, e vorrei invitare il... Sì, no. Allora niente, un ultimo dono arrivato, e in pratica si trova, così mi ha spiegato chi ha fatto questo dono alla sezione di storia locale, in pratica è tutta quella cascina, quell'abitato che c'era al posto della banca oggi, in via Dante, lì accanto al parcheggio. Vediamo tutti gli alberi, alla sinistra sono la proprietà Cazzaniga, il giardino della proprietà Cazzaniga, che era proprietaria di tutto quel lato della strada, dove si trova anche la casa di cura Villa Paradiso. Il nome mi ha fatto sempre un po' paura, Villa Paradiso. Vuol dire che stando lì ci si
merita già un po' di paradiso. E invece ho voluto chiudere anche con questa fotografia del centenario, 1966. Questa è una foto ufficiale, un corteo, la banda per la celebrazione del primo centenario del comune di Brugherio. Sicuramente qualcuno di voi riconoscerà le persone. Ma è interessante perché, diciamo, è un'occasione, quindi, come ripeto, un'occasione interessante anche perché vedete, Palazzo Ghirlanda ancora si vede ufficio tecnico. Io l'ho vista ancora così Palazzo Ghirlanda. Posso dire una cosa? Sì, senz'altro. Quella banda ci sono anche io. Questo sono io che ho partecipato ai festeggiamenti. Io non ho voluto prendere i palchi, l'ufficialità, i tornei, i trofei. Mi piaceva questa perché mi sembrava proprio la cosa più ufficiale, più carina del centenario. Infatti io anch'io l'ho vista così e anch'io qualcuno magari... Però non l'avrei riconosciuto Valerio, non l'avrei riconosciuto. Ecco, diciamo, io vi ringrazio e devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per preparare queste slide, Manno, devo ringraziare Silvia della sezione di storia locale e devo ringraziare tutte quelle persone che comunque mi danno sempre dei buoni suggerimenti, perché comunque abbiamo detto non è esauriente, non è esaustivo niente, c'è da molto da lavorare e dalle carte del Fondo Meani sicuramente ci sarà cibo per tantissimi studenti, per tantissimi laureandi, per tantissime persone che vogliono affrontare seriamente un discorso di diciamo di studio sui documenti, ecco, quindi c'è tantissimo. Grazie anche a voi. Guardi, noi abbiamo tantissimi documenti, abbiamo anche dei documenti. In realtà le carte del Fondo Meiani sono quasi tutte fotocopie e molto spesso manca, abbiamo detto, anche la fonte. Però alcuni documenti io riesco comunque, perché ci ho lavorato, e riesco. Abbiamo alcune pergamene che sono quindi fotocopie di pergamene che sono prese dal fondo di religione, riguardano il monastero di Santa Caterina la Chiusa. Abbiamo anche dei documenti che riguardano il monastero di Sant'Ambrogio Milano. Si tratta sempre di fotocopie di pergamene, quindi si va dall'Ottocento in poi, ecco. Però qui è materiale pergamenaceo, poi c'è materiale cartaceo. I registri invece abbiamo delle cartelle che sicuramente provengono dall'archivio storico del comune di Brugherio. Abbiamo dei registri della popolazione. Sappiamo bene che fino al 1861 l'anagrafe è stata la parrocchia, è stato l'archivio parrocchiale, i registri dei battesimi, i registri dei morti, i registri dei matrimoni. Poi invece con l'Unità d'Italia invece sono cominciati i primi censimenti, è cominciata l'anagrafe. Noi abbiamo due registri della popolazione che riguardano la seconda metà dell'Ottocento, non sono però completi. E sono a tratti cancellati. Mi viene il dubbio che fossero delle copie che poi sono state riprese in altri registri. La stessa cosa, per esempio, succede in archivio parrocchiale, perché a volte i registri dei battesimi sono multipli, perché probabilmente veniva fatta una prima stesura, poi magari non si era soddisfatti e contenti, se ne faceva un'altra. Quei due documenti però sono interessanti nonostante le cancellature, perché dicono gli abitanti di tutti i singoli numeri civici. Attenzione, i numeri civici non sono gli abitanti di Baragia, soprattutto dei singoli relativi ai singoli numeri civici, che non comprendevano una famiglia sola, perché quando era una cascina vi erano anche 5-6 famiglie. E quindi i numeri civici sono difficili da verificare, perché sono molto diversi da quelli di oggi. Però per quanto riguarda il lavoro sulle famiglie, questo si può fare. Questo si può fare.
Bene, se non ci sono domande, innanzitutto ringraziamo Luciana che, come dire, ci ha fatto indossare degli occhiali particolari, perché senz'altro non è così facile e intuitivo leggere i documenti, guardare le mappe, interpretarle. Ecco, abbiamo fatto fatica, penso, perché non sono gli occhiali che indossiamo tutti i giorni. Però mi rendo conto appunto che la domanda famosa con cui porta aperto questo ciclo di incontri ritorna sempre più attuale, cioè qual è la nostra identità con 14 comunità alle spalle che poi sono diventate tre comuni, eccetera, eccetera. Insomma, è sempre una domanda interessante. Quindi andremo avanti il prossimo martedì, sempre alla ricerca di queste ricuciture, in particolare parlando un profilo di storia delle attività produttive con altre fonti ancora diverse. Avremo come relatore Raffaele Corbetta che, come penso la maggior parte di voi saprà, è stato amministratore del Comune di Brugherio in diversi ruoli, ma in questa veste sarà soprattutto un grande appassionato di storia locale. Allora ci vediamo il prossimo martedì alle 5:30. Grazie a tutti. Vi ringrazio per l'attenzione. È stato troppo pesante. Ciao, ciao. Vieni un po'.